Oggi lo faccio così il video, non parlo, faccio parlare i suoni. Voi mi vedete calmo. Io lo dissi già dopo il 5-1 alla Juve, che avremmo vinto lo scudetto. Mi sto soltanto godendo la pura formalità. L'ufficiosità è arrivata col 5-1 alla Juve. Stasera è stata una pura formalità. Sentite. Ragazzi. È un qualcosa che non si può descrivere. Chi non lo vive non lo può capire. Non lo può capire. Ho visto Spalletti finalmente sciogliersi. Finalmente. Ho letto le parole di De Laurentiis, che sembrano far presagire un futuro abbastanza roseo per il Napoli. Bene. Che sia un punto di partenza, signori. Che sia un punto di partenza questo scudetto. Per aprire finalmente un ciclo che non vuol dire necessariamente vincere il campionato ancora. Io per ciclo te dico trofei in generale, Supercoppa, Coppa Italia, una Champions League, così, giusto per dire. Che sia però l'inizio di un ciclo e speriamo nei prossimi anni di assistere a qualcosa di storico. Le parole di De Laurentiis di pochi minuti fa mi fanno ben sperare. Ragazzi, 33 anni e 5 giorni. 365 per 33 più 5 giorni. Mo' il calcolo non me lo riesco a fare rapidamente, ma ce l'abbiamo fatta. Io a un anno e mezzo dall'apertura del canale vedo uno scudetto. Dovevo aprirlo prima, allora a sto punto. Dovevo aprirlo prima il canale, se questi erano i presupposti. È pazzesco. Adesso tutti a festeggiare, ragazzi. Tutti a festeggiare. E ci godremo questi ultimi 5 amichevoli proprio con le palle a mollo, con le palle a mollo, ce le vediamo queste ultime 5 partite. Buona serata, ragazzi. Mi sa che stasera ci sarà un po' di notte bianca. Forza Napoli sempre.